Attento. Leggili. Tienila. Ecco, ora aspetta un momento. Giù a terra. Attenzione, fate piano. Bene, portatela nel laboratorio. Sì, ma attenzione. Lasci fare a me, professore. No, indietro. Stai indietro. È morto. Allontanatevi tutti, indietro. E Famed, la torcia. La morte arriverà? Con un rapido batter d'ali per chi profanerà la tomba del supremo sacerdote Ameti. E il mio asino più veloce di Lux. Prego mandare in posto lontano questo discendente di Satana. Non vuole più asino? Credo occorre copricapo per testa piena di sole. Oh! Ah, io servirei subito. Certe ragazze hanno degli orologi d'oro, certe non ne hanno per niente. Oh, un cappello, me lo prendo. Ancora tu? Ma esiste un posto dove non sei presente? Questa volta, Effendi, ho grandi belle notizie per te, ma prima, mancia, due monetine di mancia, solo due. No, puoi anche andartene, non mi succhierai il degli altri maledetti soldi. Aspetta, oggi ho trovato la tomba dei tuoi sacri antenati. Mancia, due monete di mancia. Ah, no. Sei sicuro di aver trovato la mummia del mio bisavolo? No, del tuo tris. Ah, balbetti troppo. Non mi convinci, sai, a darti ancora altri soldi. Ma
Io sono il miglior figlio di mio padre. Ci penso io ora a questo nobile signore. Servizio di primo ordine. Sbagliato, prego. Da ore non pensa a portarmi da bere. Oh, ma vuole bere? Posso far bere da bottiglia? Fai forte. Niente, prego. Per acqua che rinfresca gola, molto felice offrire l'auta mancia. Ah, due monete. Gli ha dato due monete solo per dell'acqua? Goccia di acqua fresca in bocca assetata, più preziosa di oro in borsa. Mister Tom, ha molta acqua in quella tenda laggiù, vado a prendere... Ah, la mancia! Faccio la servizio mancia. Di prim'ordine. Bugiardo di prim'ordine. Tu presto vedrai la mummia di Tri. No, no. Lei ha antenati in Egitto? Non lo so. Un'indovina mi disse giù al Mississippi che questa era la terra dei miei avi. Sì. E quando Mr. Tom mi vinse ai dadi, venni qui, diciamo, per far visita agli avi. Rispetto per antenati, molto lodevole. Già, lì c'è il signor Tom, venga. Mr. Tom, lui, questo signore, vuole sapere... Mi scusi, disturbo, ma gradisco bicchiere d'acqua. Ma certo, snowshoes acqua. Sì, sì. Il sole dell'Egitto stenderebbe chiunque. Si siede. La ringrazio molto. Preferisce del tè? Oh, sarei molto grato. Lei è Miss Arnold? Sì. E lei è Mr. Tom Evans. Come lo sa? Ah, snowshoes, certo. Ecco acqua. No, ci siamo già visti. Dove? Sue foto in ufficio di società archeologica francese a Parigi. Prego, permette mia umile presentazione. Sono Charlie Chan. Charlie Chan. Ecco sì. Perché il suo viso mi era familiare. Come sta, Mr. Chan? Io ho venuto a incontrare suo erudito padre. Mio padre... Qui non c'è. Sei in cerca di misteri, è venuto nel posto giusto, Mr. Chan. Miss Arnold ne ha uno pronto per lei. Mio padre è partito più di un mese fa. Poi abbiamo avuto sue notizie solo una volta. Le sembrerà assurdo, lo so, ma ho la sensazione che gli sia successo qualcosa. Era molto cambiato da quando aveva aperto la tomba di Ameti. Sta facendo di una sciocchezza una montagna. Insignificanti sciocchezze, spesso più importanti di molto grandi montagne. Il professor Thurston, suo zio, è qui, vero? No, è a Luxor. Aspettiamo il tramonto, poi torneremo in macchina insieme. Molto gentile. Venga, signor Chan. Molte grazie. Resta nei paraggi, signor Chan. Paraggi. Mio fratello Barry. Fascino di notte egizia, racchiuso in semplice melodia. Queste musiche locali vanno bene per un po', ma presto chiederò che mi mandino da casa del jazz. E solo grandi solisti. È proprio così. Buonasera, Fuamed. Lo zio John è tornato? È in laboratorio, ma vi ha sentiti arrivare e credo che sarà qui tra qualche momento. Ahmed. Sì, mi tardo. Chiederesti a Naida di prendermi delle sigarette in camera mia? Certamente. Prendi una delle mie. No, grazie. A ciascuno il suo veleno. Andiamo nello studio, Mr. Chan. Fuma. Piccoli vizi fanno grandi danni. Al diavolo, ho perso di nuovo i miei occhiali. Ed Fuamed! Non faccia caso se lo zio John sembra un po' arrabbiato, Mr. Chan. Come ritrova gli occhiali, gli passa. Ah, mi sembrava di aver sentito arrivare la tua vecchia bagnarola, Tom. Fa tanto chiasso da svegliare i morti. Quando l'archeologia pagherà altri dividendi, ne comprerò una nuova. Zio John, questo è Mr. Chan, il professor Thurston. Onorato. Piacere. Mr. Chan voleva vedere papà. Gli ho spiegato che non c'è. Ho capito. Si sieda, prego. Grazie molto. Si tratta di qualcosa di importante, Mr. Chan. Importantissimo. Affari che riguardano società archeologica francese. Allora forse posso aiutarla. In assenza di mio cognato me ne occupo io. Oh, vengo rapidamente al dunque. Si tratta di preziosi reperti sottratti da tomba di supremo sacerdote Ameti.
Ma com'è successo, Mr. Chan? Società archeologica finanzia ricerche di professor Arnold, con accordo che tutti oggetti trovati in tombe, meno quelli richiesti dal governo egiziano, diventino proprietà di museo della società. Ed è così. Tutto ciò che è stato trovato nella tomba di Ameti sta venendo catalogato per poi essere spedito. Correzione, prego. Alcuni preziosi reperti trovati in tomba, scoperta 6 mesi fa, ora in possesso di collezionisti privati e di vari musei di Europa. È impossibile. Scusi, prego. Ecco qui, ho fotografie. Questa collana, con sigillo di riconoscimento di Ameti, e questo anello di Ameti, ora in un museo di Berlino. Sono imitazioni. Sa, abbiamo un artigiano locale, Ed Fuhamed, che può copiare queste cose così bene che perfino un esperto non saprebbe riconoscerle. Mi scusi, Effendi. I suoi occhiali. Ha bisogno d'altro? No, puoi andare. Sono certamente imitazioni, Mr. Chang. Esperti tutti riconosciuto autenticità di collana e di anello. Lei per caso vuol dire che la società accusa mio padre? Spiacente, ma società richiede spiegazione. Con quali diritti ritirarono il loro appoggio finanziario prima che la tomba venisse scoperta? Io contesto che abbiano il diritto di controllarci. Contratto è chiaro. I reperti di tomba Ameti, proprietà di museo francese. Bisogna trovare il professor Arnold. D'accordo, ci proveremo di nuovo, Mr. Chang. Le sue ultime notizie ci sono arrivate da Napata sul Nilo Superiore e ci chiedeva di non disturbarlo fino al suo ritorno. Scrivergli è inutile. Una simile richiesta non è da lui. Oggetti di tomba di Ameti sono qui? Sì, in laboratorio. Desidera vederli? Oh, molto interessato. Carol, forse è meglio che tu te ne vada in camera tua. Non le piace il nostro lavoro, Mr. Chang? Lo detesto. Mi ha portato via mio padre. Gli è successo qualcosa, lo so. Ti prego. Mi aiuti a trovarlo, Mr. Chang. Deve farlo. Se possibile, io molto felice. Su. Ora Naida ti accompagnerà in camera, tesoro. Scusate. Buonanotte. E grazie, Mr. Chan. È molto tesa, Tom. Sarà bene che telefoni al dottor Racine. Sì, sarà meglio. Il laboratorio è qui sotto, Mr. Chan. Ringrazio molto. Qui ci sono rimasti alcuni dei pezzi più importanti. Gli altri sono nel magazzino. Potrà vederli quando vorrà. Ringrazio per sua cortesia. Macchina raggi X? Abbiamo il laboratorio più attrezzato di Luxor. Questa è una radiografia di Ameti. Molto interessante. Mani incrociate per ultimo sonno. È dea egizia? È Sekhmet, la dea della vendetta. Gli antichi le conferivano molti poteri soprannaturali, Mr. Chang. Pezzo di pietra, anche scolpito, non fa male se non cade su piede. Strano ciò che ha detto. Posso chiedere perché? È proprio così che il fratello di Miss Arnold stava per morire, 10 anni fa. Oh. Ameti? Questo sarcofago contiene i resti di uno dei sacerdoti più potenti della 21ª dinastia. Sarcofago non aperto? No. È stato appena rinvenuto, Mr. Chang. Molto strano. Cosa intende? Vernice. Su sarcofago di 3000 anni, non ancora asciutta. Non capisco. Forse il sarcofago è stato aperto. Com'è possibile? Eppure ha ragione lei. La vernice è ancora fresca.
Sarebbe molto interessante vedere dentro. Vuol dire aprirlo? Non lo farei mai, senza il permesso del professor Arnold. Macchina raggi X molto utile per vedere quello che occhio non può. Chiamo Snowshoes, così ci dà una mano. Sì, ti porterò con me sul Mississippi. Non dovrai più preoccuparti del lavoro. Conosco molti bianchi laggiù che ti daranno lavoro. Ehi, Snowshoes! Sì? Vieni qui e fai presto. Sì. Devo lasciarti, tesoro. Forse vediamoci domani sera. Oh, perché te ne vai così presto? Resta ancora, ti prego. Rimarrei, ma non senti che mi chiama? Posso aspettare fuori, Mr. Tom? Vieni a darci una mano. Non la posso aspettare fuori. Obbedisci. Non mi piace toccare morti, Mr. Tom. Su, avanti, spingete verso di me. I piedi fuori dal tavolo. Ora su, avanti. Alziamolo. Su. Adesso abbassatevi. Giù. A terra. Attenti. Ecco, ora alziamo. Attenzione. Giriamo. Va bene così. Ora bisogna spegnere le luci. Ma si veda meglio con luce accesa. Zitto, e non toccare niente. No, signore, io non tocco. Ci siamo, professore. È Ameti, non c'è dubbio. Vede, la sua identificazione è qui appesa al collo. Molto interessante. Giù. Prego. Posso rivelare mia ignoranza in storia egizia facendole domanda? Certo. Crede sua morte fatto naturale? Risulta dai documenti che Ameti spirò in pace alla bella età di 78 anni. Sbagliato, prego. Ameti morì invece di morte violenta. Come lo può dire? Ecco. Possibile intravedere chiaramente pallottola vicino a cuore. Sembra proprio una pallottola. Ora vedremo. Che cosa vuol fare? Aprire la cassa. Bene. Ma io posso andare adesso? No, stai qui. E aiuta piuttosto. Io ho paura. Ecco, è aperta. Vieni, Snowshoes. Io non ho dato per scoperchiare morti. Via il coperchio. Mettiamola sul tavolo. Sì. Bene così. Professor Arnold. Senta, professore, non vorrà parlarne con Carol, vero? Al diavolo, è saltata di nuovo la luce. Mr. Tom, guardi lassù. Cosa c'è? Segmet, l'ho vista. Ma è Carol. Mr. Tom, aspetta. Carol. Sto bene adesso. Padrona, prende medicina? No, portale via. Tanto sono inutili, non mi aiutano a dormire. Ma te li ha consigliati il dottor Racine. Cos'è successo? Stavo scrivendo una lettera al colonnello Bailey a Nevada.
per chiedergli di riprovare ancora a cercare papà. E all'improvviso le mie mani sono diventate gelide. La mia sigaretta è caduta per terra. E mentre la raccoglievo, mi è sembrato che tutto si fermasse. Volevo gridare, ma la voce non mi usciva. Mi sembrava di galleggiare nello spazio. Allora mi sono alzata e, senza rendermene conto, mi sono trovata in mezzo alla stanza e poi ho visto la sua orribile testa che veniva verso di me uscendo dal buio. La testa di Sekhmet. Oh. Ma su, Carol, hai lavorato troppo di fantasia. Ma certo, mia cara. Te lo sei solo immaginato. E suppongo che anch'io me lo sono immaginato quando il muro della tomba di Sekhmet è crollato seppellendomi. Finiscila. Oh, domando scusa. Dimenticavo. Tu sei uno di quegli uomini che non conoscono la paura. Beh, io non lo sono e neanche Caro. Stai zitto! Tanti sono morti per aver aperto delle tombe. Potrebbe succedere anche a noi. Ti prego. No. Tu sai di che cosa parlo. Vero? È colpa di nostro padre. È stato lui a portarci in questa regione dove regna la morte. E noi lo odiamo. No, non è vero. Perché vuoi negarlo? Tu sai che lo odi quanto me. Barry, vieni con me. Perché papà non ci porta via da questo posto spaventoso? Cerca di riposare, cara. Una buona dormita ti farà bene. Ti piace restare con Barry un momento? No, certo, anzi. Ah, dottore, entri, entri. Come sta, Carol? Beh, ha avuto uno shock. Come quello che ebbe la settimana scorsa. Mi dispiace. Dottore Sin, questo è Mr. Chang. Piacere. Onorato. Stasera è successa una cosa drammatica, Anton. Abbiamo trovato... Scusi, prego. Credo Miss Arnold ora più importante. Ha ragione, certo. È nella sua camera. Mi scusi. Prego. Si accomodi, Mr. Chang. La morte del professor Arnold pone sotto tutt'altra luce il motivo della sua visita a Luxor. Sì. Ho venduto alcuni reperti della tomba di Ameti. Dopo che la società ci levò i suoi finanziamenti, il professor Arnold cercò fondi per continuare il suo lavoro. Si fece prestare un'ingente somma dal dottor Racine, il quale, appena la tomba fu finalmente localizzata, ritenne di aver diritto ad una parte dei pezzi trovati. Arnold era un archeologo, non un uomo d'affari. E con tutti i problemi sorti dal contratto con la società, mi sembrò che l'unica soluzione possibile fosse quella di vendere alcuni dei reperti meno preziosi, così da riuscire a pagare parte del suo debito al dottore. Una decisione andava presa e io me ne assunsi la responsabilità. Perché il professore è andato via? Quando gli dissi cosa avevo fatto, si infuriò. Nel frattempo aveva trovato le prove di un cimitero reale a Napata e decise di cercarne le tombe, credendo che se avesse consegnato ciò che trovava alla società, essa si sarebbe ampiamente rifatta della perdita dei reperti di Ameti. Molto lodevole. Sono molto preoccupata per Barry. Non pensare a niente. Adesso devi solo cercare di dormire. Ecco. Riposa.
Se non si sarà addormentata entro un'ora, datele un po' di questa polverina. Sì, effendi. Buonanotte, mia cara. Buonanotte. Ha detto che debito con dottor Racine non completamente pagato? Quando il professor Arnold partì, il dottor Racine consentì gentilmente di prolungare la scadenza di 9 giorni. Scusate se mi intrometto. Posso sapere con quale diritto questo signore si occupa dei fatti miei? Mr. Chan rappresenta la società archeologica francese. E questo come mi riguarda? Ogni dettaglio è molto importante quando riguarda omicidio. Omicidio? Il professor Arnold è morto. E come è successo? Circostanze molto misteriose. Cadavere trovato in sarcofago di Ameti, con pallottola vicino cuore. Non è stata quella pallottola ad ucciderlo, Mr. Chan. No? Spieghi, prego. Dopo l'apertura della tomba, abbiamo avuto dei problemi con gli indigeni. Il professor Arnold fu ferito. E proiettile non fu estratto? No. Perché no? La radiografia rivelò che era troppo vicino al cuore, era pericoloso. Forse dovrei... Prego. Non toccare niente fin dopo autopsia. D'accordo. Mi chiedo il perché di un simile delitto. È proprio assurdo. Se noi non avessimo trovato proiettile dentro corpo, possibile credere a potere di antica dea egizia. Parlate di mio padre. È morto, vero? Sì, Barry. Lo sapevo. Ne ero convinto sin dalla sua partenza. Ha scoperto il segreto della tomba di Ameti. E così, le torbide acque dei luoghi proibiti l'hanno trascinato alla morte. Questa è la verità. Barry, che stai freneticando? Perché ha ignorato l'avvertimento. È stato ucciso e a noi spetta la stessa fine. Su, su, Barry, non fare così. Prego, devo andare. Ma domando, possibile avere lettera di professor Arnold spedita da Napata? Beh, sì, certo, ce l'ho qui. Ringrazio molto. Buonanotte. Buonanotte, Mr. Chang. Spiace molto. L'accompagno a Luxor. Oh, ringrazio. A domani, professore. Perché non viene a dormire da me? C'è posto anche per lei. Ah, e offre anche pigiama? Quanti ne vuole? Allora io molto grato per sua ospitalità. Eccoci arrivati. Molto gentile. Però... Notte egiziana, ora molto più tranquilla. Faccia come se fosse a casa sua, mentre io le cerco un pigiama. Taglia 52, prego. Dovrà accontentarsi, Mr. Chan. Troppo gentile. Posso usare macchina da scrivere? Certo. Troverà della carta lì alla sua sinistra. Vediamo. Ne dice? Fa sembrare Charlie Chan una zebra zebrata. Usi questo letto vicino al muro. Con spalle al muro si combattono tutti i demoni di insonnia. Che c'è? Non sa leggere quello che ha scritto? Qualcosa è molto strana. Cosa? Professor Arnold è andato a Napata 4 settimane fa. Sì. Secondo data, lettera scritta 2 settimane fa. Esatto. Ma allora professore è morto prima di scrivere lettera. Mm? Ancora più strano. Lettera scritta qui, su sua macchina. Ehi, un momento. Ma che cosa sta dicendo? Osservi, prego.
caratteri simili. Sembrano davvero uguali. Uomo che ha scritto lettera ha ucciso il professor Arnold. Sembra si metta male per me, vero, Mr. Chan? Secondo la società, lei è stato licenziato dal professor Arnold. Sì, avevamo avuto una piccola discussione sui geroglifici di Ameti, ma qualche giorno dopo il professore mi riprese con lui. Oltre lei, chi usa questa macchina, scusi? Beh, Tarston, Barry, Edfu Ahmed e anche Snowshoes. Le basta? Edfu Ahmed. E egiziano? A sentir lui è un diretto discendente di Ameti. Giovane Mr. Arnold, parlato di segreto di tomba Ameti. Tomba a segreto? No, che io sappia. Vede, dalle testimonianze si presume che Ameti abbia raccolto le mummie e gli oggetti preziosi della 20ª dinastia faraonica per metterli al sicuro. Il professor Arnold credette di avere trovato il tesoro quando aprì la tomba, ma non fu così purtroppo. E lo stava ancora cercando quando sparì. Io desidero visitare tomba Ameti. Stasera? Aspettare domani è perdita di tempo. Allora andiamo. Come al solito la batteria è scarica. Ehi, Snowshoes! Porta la tua torcia, andiamo alla tomba. Ora di notte? Sì, e fa presto. Andare laggiù con tutti gli spiriti, perché non li lasciate dormire? Loro si agitano, si seccano e uccidono gente. Ah, sei qui. Quando ti cerco non ti trovo mai. Chiuditi da te. Dai, Snowshoes. Ecco torcia, Mr. Bene, Tom. Facci luce per le scale. Proprio io. Ecco, prego, da questa parte. Cammina. Ma non venite anche voi? Sì, vai avanti. Tieni ferma quella luce, se no non vedo la serratura. Sì, mister, ho solo un po' freddo. La tua è paura. Dai, accendi il motore. Tomba di Ameti equipaggiata con impianti moderni? Il vecchio Ameti merita il meglio. Questa è l'anticamera dove abbiamo trovato un paio di cose importanti, ma fu qui dentro che scoprimmo il pezzo forte. La mummia era in questo sarcofago. Molto interessante. Da qui una statua di Sekhmet faceva la guardia ad Ameti. Ma non è servito a molto. Questo? Ah, questo è il magazzino. Qui abbiamo trovato il carro di Ameti, il letto e un forziere con i suoi effetti personali. C'era anche un vaso di alabastro che odorava ancora del profumo che aveva contenuto. Veramente interessante. E un'altra stanza? No, questo è solo un passaggio non terminato. Ameti probabilmente morì prima che la tomba fosse pronta. Aiuto! Aiuto, gli spiriti si arrabbiano! Snowshoes, accendi la torcia! Passo, signore, qualcuno me la... Cercala! Subito! C'è qualcuno qui, c'è qualcuno! Guardate, guardate, c'è qualcuno! Mi ha preso! Fermatelo, mi ha preso! Aiuto! Aiuto, mi ha preso! Aiuto! Aiuto, fermatelo! Aiuto! Aiuto, fermatelo! Mi scusi, Mr. Tom! Butta via quel rasoio! Ha visto dove è andato? È entrato qui! Sono matti, tutti matti, me ne vado. Beh, di sicuro qui dentro non c'è. Molto strano. Sekhmet sparita come gatto Cheshire di Alice in Paese di Meraviglie. Ci ha fermato. Qualcuno ha tentato di uccidermi. Oltre lei, però,
Vuole uccidere anche me. Questa polvere è un innocuo sedativo, Effendi. Il dottor Anton Racine la prescrive spesso ai suoi pazienti. Dottor Racine, compra anche mapuchari qui? No, no. Io non vendo roba del genere. No? No. Io ringrazio molto. Oh, sai, io non mi sento molto bene stamattina. Stanotte andiamo al cimitero e rubiamo la mummia del tuo sacro trisantenato. No, dopo quello che è successo ieri notte, non voglio saperne di cimiteri mai più. Offro un servizio di prim'ordine! Sono il miglior dragomanno di Luxor! Buonasera, Effendi. Buonasera. Il professor Tarzan? È in laboratorio con il dottor Racine e altri importanti signori di Luxor. Si sta effettuando l'autopsia per stabilire perché il professor Arnold è morto. Nessun progresso. E altri signori sono di polizia? Sì, di polizia, Effendi. Ringrazio molto. Oh, scusi, posso farle domanda, prego? Certamente, Effendi. Antichi egizi conoscevano effetti di mapuchari? Gli antichi conoscevano molte cose. E il mapuchari? Può darsi. Io non lo so. No? Grazie lo stesso. Oh, buonasera, Mr. Chan. Buonasera. Basta così, dottore. Eccellenza, posso presentarle, Mr. Chan? Sua Eccellenza è del Dipartimento di Polizia di Luxor. Molto lieto. Un vero piacere, Mr. Chan. Peccato che le circostanze siano delle più tristi e sconcertanti. Non si può leggere libro nuovo finché pagine non tagliate? Oh, sì, certo. Il professor Tarzan ci ha spiegato che lei è stato così cortese da volersi interessare al caso. Le saremo molto, molto grati dei benefici che potremo trarre dalla sua ormai acclarata esperienza. Molto felice collaborare. Sono sicuro che cose sono in mano efficienti ora. Oh, grazie. Penso che questo sia tutto. Redigerò subito il mio rapporto. Buonanotte, dottore. Buonanotte. Buonanotte, Mr. Chan. Buonanotte. Oh, ha lista di reperti in tomba di Ameti? Ah, sì. Ho chiesto ad Ahmed di preparargliela. Se vuole scusarmi. Lei stabilito causa di morte? Sì. C'è un ematoma alla base del cranio. Un forte colpo ha provocato l'emorragia cerebrale. Trovato anche piccole incisioni in vena giugulare? Sì. Fatte apposta per dissanguare e mummificare il corpo? Sembrerebbe la conclusione più ovvia. Conclusione più ovvia? Anche ovvio che intervento fatto da mani esperte. Un coltello affilato nelle mani di una persona intelligente produrrebbe lo stesso risultato. Molte persone intelligenti hanno paura anche di toccare coltello affilato. Pallottola vicino al cuore estratta? Niente affatto. Tarzan le ha spiegato ieri sera che non ha niente a che vedere con la morte di Arnold. Oh, scusi tanto. Memoria certe volte è pessima. Lei ha una teoria che segue, suppongo. Teoria come polvere su occhiali. Oscura i fatti. Le nostre autorità locali hanno una visione molto chiara, Mr. Chan. Le saranno di aiuto. Sì. Ringrazio molto.
Tom. Sì, cara. Non abbiamo più motivo per restare in Egitto. Non preoccuparti. È questione di poco. Il tempo di sbrigare le nostre cose qui e poi torneremo a casa. Gli dico di smettere? No, ti prego. Lo aiuta a dimenticare quello che è successo. Tom, sono preoccupata per Barry. Questa superstizione sulle tombe comincia a dargli alla testa. Oh, Carol, non sapevo che foste già qui. Abbiamo fatto 4 passi. Non ti dispiace se rientro, vero Tom? No, certo. Buonanotte. Buonanotte. È più tranquilla, Tom? No, è preoccupata per Barry. Quelle assurdità su Sekhmet l'hanno spaventata troppo. Con tutto quello che è successo è piuttosto comprensibile. Spiacente disturbare. La lista dei reperti è esatta, Mr. Chang. Sì, ringrazio. Allora, se per stasera è tutto... Prego. È ora parlare di argomento molto importante. Sì. Posso fare domanda, dottore? Ma certo. Può spiegare, dottore, effetti droga mapuchari? Beh, gli effetti variano a seconda dei soggetti. Ah. Generalmente la vittima perde la nozione del tempo e della realtà. Soffre di stati alterati e allucinazioni. Se la dose è molto forte, può anche morire. Forse è questa spiegazione. Spiegazione di cosa, Mr. Chan? Di condizioni mentali di Miss Arnold ieri sera. Vuol dire che l'hanno drogata. Analisi eseguita su sigaretta rivela mapuchari. Cosa? Sorprende che lei, dottore, non riconosciuto sintomi descritti chiaramente da ragazza. Questo è incredibile. Chi l'avrebbe drogata, insomma? Enigma è da risolvere. Forse Mr. Barry ha risposta. Che vuol dire? Commenti fatti ieri sera svelano che sapeva dove padre fa ricerche di tesoro segreto. Conoscenza molto pericolosa. Necessario parlare con Mr. Barry subito. Benissimo. Portiamolo sul letto. È morto. Morto? Evidentemente uno spasmo cardiaco. Forse causato da un improvviso shock o da uno spavento. Che cosa può averlo causato? Eravamo tutti nel patio, non è successo niente. Gli dei dell'Egitto sono potenti. La loro vendetta ha colpito il professor Arnold e ora suo figlio. Cosa ne sai della morte del professor Arnold e di suo figlio? L'avvertimento di Sekhmet non è stato ascoltato. Scusi, prego. Dea vendicativa non responsabile di mapuchari in sigarette. Di questo non so niente. Chi compra sigarette per Miss Arnold? Tu. Tu compri quelle sigarette. Tom, chiama la polizia. Non si muove, Fendi. La polizia non può più aiutarvi. Questa comunità è condannata a morte. Resti dov'è, Fendi. Lei sapeva del pericolo. Se già sospettava di questo pazzo, perché non ci ha avvertiti? La sua incoscienza ha causato la morte di quel ragazzo. Rincresce molto. Impossibile preparare difesa prima di sapere direzione di attacco. Chiamo la polizia. Sì. Momento, prego. Chiamate polizia se desiderate, ma io continuo investigazione a mio modo. Sentite condoglianze. Buonanotte. Torno fra poco. Mr. Chan. Sì, cosa intende fare? Sono curioso visitare tomba dove Dea Sekhmet misteriosamente sparita altra notte. Andiamo insieme. Ehi, hey, Snowshoes, vieni a farci luce. Sì, vengo. Volevo solo vedere se avevamo qualcuno alle spalle prima di trovarlo davanti. Cammina.
Voi cercato passaggio segreto? Abbiamo perlustrato la tomba una dozzina di volte. Questo un tempo ripostiglio. Sì. Geroglifici e simboli diversi da altre camere. Cosa vuol dire? Questa è la preghiera di Ameti alla dea Sekhmet per chiedere protezione. E questi? Semplici ornamenti. Il disegno è alternato da simboli che rappresentano la vita e la morte. E così via. Storia di uomo molto corta. Vita, morte, vita, morte. Mi ricorda antichissimo saggio Confucio che scrisse: limite di uomo va da vita a morte. Capito, signor Tom? Beh, fa un certo effetto, ma non risolve niente. Molto strano. Fantasma di Sekhmet sparisce in camera con mistici simboli. Proviamo insieme. Mr. Tom, sta disturbando di nuovo gli spiriti. È una tomba quella. Acque segrete, di cui ha parlato Barry ieri sera. Snowshoes, porta la torcia. Sì. Crede che Barry fosse a conoscenza di tutto questo? Conclusione rapida e facile da farsi, come buco in acqua. Chi sarà stato a truccarsi da Sekhmet? Assassino di professor Arnold, che vuole allontanare noi da tomba. Osservi. Direzione di corrente indica che acqua scorre sotto roccia. Se c'è corrente significa che quest'acqua arriva dal Nilo. Sicuramente c'è qualcosa dall'altra parte. Possibile per nuotatore immergersi e scoprirlo. Non costa niente provare. Ma, Mr. Tom, io non mi immergerei nelle acque degli spiriti cattivi. Zitto, Snowshoes. Consiglio a lei estrema cautela. Non si preoccupi per me. È a tenuta stagna. Grazie. Deve trattenere il respiro quando è in acqua. Sì, sta tranquillo. Ehi, Mr. Tom, si è dimenticato di levarsi l'orologio? Deve essere successo qualcosa, non si fa sentire. Professor Arnold. Thank you.
tardi, Mr. Chan. Deve avercela fatta. Mr. Tom, è lei? Mr. Tom. Con me, prego. Sì, vengo, ma dovremo aspettarlo, sennò poi non ci trovo. Là. Mr. Tom. Guardi. Guardi, Mr. Chan. Lui sta male. Aiuto, prego. Bisogna portare subito da dottore. Presto, presto. Ancora. Scusi, prego. Professor Thurston, dov'è? È andato a Luxor, dalla polizia. Ah. Mr. Chan? Sì? Io spero che Effendi Ivan si guarirà. Idea gentile aggiunge favorevole peso su bilancia di vita e di morte. Professor Thurston, tornato? No, Effendi. Informi, prego, che sono in laboratorio. Ce la farà, dottore? Ha buone probabilità.
Non saprei cosa consigliare, Vostra Eccellenza. Potrebbe iniziare le indagini nella camera di Barry. Ogni cosa a suo tempo, professore. Mi occuperò io di tutto. Scusi, effendi, Mr. Chan aspetta il laboratorio. Mr. Chan? Credevo se ne fosse andato. Vuole seguirmi, Vostra Eccellenza. Cosa fa qui, Mr. Chan? Perdoni intrusione di mia scomoda persona, ma ha scoperto cosa di grande interesse. Sua Eccellenza lo stabilirà. Felicissimo sapere opinione di Vostra Eccellenza. E anche quella di Miss Arnold, se questo mi è permesso. Molto bene, Mr. Chan. La sua indiscrezione nelle nostre faccende non ci ha portato altro che disgrazie. Prima è toccato a Barry e ora a Tom. Che gli è successo? Ha tentato a sua vita stasera in tomba a Metti. Due proiettili in petto. Vado da lui. Aspetti, prego. È ancora sotto shock. C'è il dottor Giappù con lui di sopra. Non aveva il diritto di esporre Tom a un tale pericolo. Credevamo che ci avrebbe protetti, ma ci siamo sbagliati. Devo chiederle di andarsene, Mr. Chan. L'abbiamo già deciso. Ci penserà Sua Eccellenza. Grazie. Dispiace che i miei umili sforzi stati inutili. Riconoscere sconfitta e bere amaro tè. Ora, ultima richiesta. È permesso, prego, effettuare piccola dimostrazione? Ringrazio molto. Tubo sigillato come questo può contenere gas da causare morte? Dipende dal tipo di gas usato e anche dalla quantità inalata dalla vittima. A momento di morte, Mr. Barry suonava violino. Osservate buco dove assassino ha inserito tubo sigillato con gas mortale in cassa armonica. Molto interessante, Mr. Chan. Ma come ha fatto il suo assassino a rompere il tubo mentre Barry suonava? Assassino molto ingegnoso. Conosce fatto scientifico che vetro sottile si spezza con particolari suoni. Ora vi mostro. Certamente, Mr. Barry mette viso dove suono esce, inala gas mortale e muore quasi istantaneamente. Lei ha stabilito il movente, Mr. Chan? Movente per morte di professor Arnold e suo figlio, molto chiaro. Certo. Ma quale? Scoperta stanza nascosta in tomba stasera e anche vestiti di professor Arnold. Allora aveva trovato il tesoro di Ameti. Sì. E qualcuno che ha capito davvero tutto uccide professore per tenere lui il tesoro. Poi, quando assassino crede che anche Barry conosce il segreto, uccide anche lui. Ed fu Ahmed. Questo spiega i suoi deliri sulla vendetta di Sekhmet. Anche maschera trovata di testa dea, maschera usata da assassino per spaventare e allontanare intrusi da tomba. Quando piano fallisce, assassino inventa più pratici metodi. Pallottole, come nel caso di Mr. Tom Evans stasera. Il Mr. Evans ha visto chi è stato a sparargli? Segni proiettili su questa provano che assassino illuminato da torce. Allora devo parlargli subito. No, scusi, prego. Non va disturbato per ora. Quando rinviene, Mr. Evans dirà nome assassino. Caso ora in sue mani, Eccellenza. Arrivederci, signori. Ringrazio molto. Beh, Vostra Eccellenza? È molto semplice, mi sembra. Adesso dobbiamo solamente catturare Ed Fuhamed e farlo identificare da Mr. Evans. Mr. Chan. Sì? Sono stato molto scortese, io...
Le devo le mie scuse. Il suo atteggiamento sospettoso mi aveva offeso. Non avevo capito che stava occupandosi così bene del caso. Ringrazio molto. Non avete capito che si tratta di un fanatico, un folle. Ed Fuamed deve essere catturato, vivo o morto. E mi mandi subito degli uomini per sorvegliare la casa. Sì, sì, immediatamente. Mi dispiace averla fatto aspettare, Vostra Eccellenza, ma li avevo in camera. Grazie. Scusatemi. Sì, dottore. Il dottor Racine è ancora qui? Credo che può trovarlo nel patio. Allora, con il suo permesso, lascerei il paziente alle sue cure. Oh, tra quanto potrò parlare con Mr. Evans, dottore? Ma io credo che ci vorrà tempo prima che riprenda conoscenza. Allora non possiamo che aspettare. Buonasera, dottor Racine. Buonasera. Spero capirà che questa emergenza richiedeva un pronto intervento e che lei non era disponibile. Certamente. Sono felice che il signor Evans si sia trovato in mani capaci. La ringrazio. Buonanotte. Buonanotte. Scusa, non volevo spaventarti. Ho perso uno dei miei pistoli e pensavo che il dottor Giappone l'avesse trovato e lasciato qui. Io non l'ho visto. Hai notato dei cambiamenti? Sembra stia meglio. Deve farcela. Ti dispiace aprire un po' la finestra? Ha ripreso conoscenza? Ancora no. Ha un po' di febbre, ma d'altronde era prevedibile. Allora, se non è più in pericolo, sarà meglio che vada a riposarti. Ma zio Johnny, io... Senti, Carol, tu non sei stata bene. Vieni, ti do qualcosa per farti dormire. No, non voglio. Ti chiamerò non appena ci saranno dei cambiamenti. Io torno subito. Un momento, prego.
Non si muova. Posi il coltello sul tavolo. Ecco la polizia, Mr. Chan. Ringrazio molto. Che è successo, Mr. Chan? Dove ha preso quel bisturi? È sparito dalla mia borsa. Molto ingegnoso. Lei ha inserito questo bisturi in ferita per chiudere bocca a unico testimone e accusatore. Ma allora Eddo Fuhrmann? Del tutto innocente. Fantastica devozione a tomba di suoi antenati. Fornito ottima copertura per vero assassino. Ha ucciso professor Arnold per tesoro di ameti. E drogato sigarette di Miss Carol per fare sparire grande ansia per scomparsa di suo padre. Quando scopre che Barry è a conoscenza di tesoro, uccide anche lui per mantenere segreto. E stasera lui spara a Mr. Evans quando è stato riconosciuto in tomba. Questa, che ferito professor Arnold 6 mesi fa, e quella che ferito Mr. Evans stasera, sono di stessa arma, sua pistola. Portatelo via. Lei ci è stato di grande aiuto, Mr. Chan. Ringrazio molto. Molto grato per sua abile assistenza. È stato terribile restare qui, chiedendomi se il suo piano avrebbe funzionato. Coraggio e atto di devozione verso chi amiamo. Addio, Effendi Snowshoes. Addio, signore, ma ora dove andrà? Viaggio di vita è come piuma su fiume. Deve seguire corrente. Sì. Immagino che abbia ragione. Io vado con lui.